Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 17 agosto, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Protagonisti indiscussi della giornata. In primo piano assolutamente voi, leoni della terza decade, griffata da Marte e dominata dalla stella alfa della vostra costellazione, Regulus, potentissima e promessa di ogni bene. Tuttavia l'astro governatore del vostro segno resta il Sole, che oggi sposa la Luna, dando luogo al novilunio d'agosto, benedetto da Venere come testimone. Potrebbe essere il vostro trionfo, cosa che ambireste senz'altro, perché avete il pallino della regalità e amate il successo e il potere, ma anche la verità. E la verità del giorno è proprio questa: potreste avere tutto e invece avrete solo la metà. Perché a darvi contro provvede Urano dispettoso alto nel cielo in quadratura, che scombina con un colpo di vento tutti i vostri progetti, gli obiettivi, le convinzioni, i sentimenti. In pratica oggi vi sentite un altro, sensazione triplicata se festeggiate anche il vostro compleanno, forte la determinazione di lasciarvi tutto alle spalle, dimenticare il passato e proiettarvi in avanti con forza. Coraggio e un'estrema sincerità. Sia con gli altri, sia con voi stessi, perché voi non siete gente che se la racconta, dite pane al pane e vino al vino. Nella vostra vita avete una persona che è segretamente innamorato di voi ma non ha forza e coraggio per farsi avanti e dichiararlo apertamente. È possibile che proprio il consultante è segretamente innamorato di qualcuno ma non ha il coraggio di pronunciarsi e farsi avanti. I single incontreranno persone molto idealiste ed altruiste. Cerca di incontrare più gente possibile. Proposte allettanti. Alcuni avranno degli ottimi colpi di fortuna. Attenzione nel maneggiare oggetti di cristallo fragili. Oggi qualcuno potrebbe sparlare di voi, non esponetevi a critiche e fate le cose quanto più precise possibili. Non abbiate fretta di concludere, se potete fate tutto con tranquillità e meditate prima di prendere qualunque decisione. Il vostro passato ormai è solo passato, non datevi troppi pensieri e soprattutto non dannatevi l'anima nel tentativo di farlo rivivere. Allontanatevi da esso e scoprirete come sia facile iniziare a vivere il presente e costruire il futuro. Il sorriso presto sarà ridisegnato sul vostro volto, apprezzerete questi momenti quando una grande gioia si impossesserà di voi. Guardate al futuro con sincera speranza. Giornata a fasi alterne, un piccolo spavento potrebbe prendervi nel primo pomeriggio. Niente di preoccupante ma lo stato d'animo cambierà e l'umore pure. Oggi prendete voi l'iniziativa in amore e cercate di portare una ventata di aria nuova nel rapporto, se siete in coppia, oppure di offrire nuovi stimoli a chi vi è caro se siete single. Per chi vive una storia clandestina o extraconiugale oggi ci sono ottime occasioni per capire se vale la pena continuare su questa strada. Chi è single invece può sperare in una schiarita sul fronte dei sentimenti. Una persona che vi sta a cuore vi penserà e si rammaricherà di alcuni errori del passato fatti nei vostri confronti, ma questo non sarà sufficiente a ricondurlo da voi. Il vostro sforzo per cercare di rimediare alle situazioni che altri hanno creato è apprezzabile, tuttavia sarebbe meglio occuparsi delle cose proprie e dei propri affari. Il Sole, vostra stella nume tutelare, specie se appartenete alla terza decade, vi dà un tono vitale eccellente. Anche Venere, ospitata nel vostro segno vi regala un equilibrio perfetto tra la mente e il corpo, l'ideale per dedicarvi ad hobby e agli altri sport preferiti. In particolare, per i maschietti, al gioco del calcio. E un cielo quasi del tutto sorridente caratterizza questo nuovo giorno di metà agosto. In particolare una giocosa luna in aggiunta in Leone vi gratifica e vi allieta la vita familiare. Protagonisti, sempre sotto la stella del compleanno, il Sole, abbracciato a Venere e alla Luna nuova. Che giornata ragazzi, nonostante la quadratura di Urano alto nel cielo. Fautore di cambiamenti repentini ed effetti scenografici, non brutti, tutt'altro, ma diversi da quanto vi eravate prefigurati. In questo giovedì ad alta velocità e a tinte squillanti tutto viene a costare parecchio, parola di Marte in seconda casa,
buon amico quest'oggi del Signore delle Stelle. Amore ed Eros. Colpo di fulmine, così fulmineo che in men che non si dica vi ritrovate abbarbicati sul tappeto o se preferite sulla spiaggia, invincibilmente attratti l'uno dall'altra. Altro che le 50 sfumature, quelle sono roba da ragazzini. Una fiamma imprevedibile vi travolge e vi coinvolge. Non vi tirate indietro, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 7 al 18 di agosto e dal 27 al 31 luglio. Luna, Venere e il Sole vi infondono un'energia straordinaria che mettete tutte nel campo delle conquiste amatorie se siete single. Lavoro e denaro. Se siete al lavoro con mansioni direttive spenderete energia mettendoci anche la faccia, ma i risultati saranno eccellenti, guadagnerete in potere e anche in immagine. Cambiare look non vi fa male, oggi puntate a uno stile più sobrio e sportivo, ma sempre con un tocco di eleganza che vi contraddistingue come una firma. Avete ripreso i vostri impegni nell'attività professionale quotidiana proprio oggi dopo il Ferragosto? Gestite con razionalità ed autorevolezza un delicato problema lavorativo, specie se avete abbracciato la libera professione, in particolare se siete nati dal giorno 24 del mese di luglio al 2 del mese di agosto. Sole e Venere, con l'aggiunta di un benefico Mercurio nel segno amico della Vergine, si occuperanno poi di dare conferma alla bontà del vostro operato. Benessere. Splendidi ma non in forma come vorreste apparire, ogni tanto qua e là spunta il doloretto di schiena, la colonna è il vostro punto debole, o il crampetto, fastidiosissimo quando siete in acqua. Molto ridotte anche le ore di sonno, ma questo se andate a ballare fino alle ore piccolo gioca a vostro vantaggio. Sempre che poi il mattino dopo non vi ritroviate con le occhiaie che vi arrivano a metà faccia. Per lei. Ben truccate e vestite siete uno schianto, ma quello spleen negli occhi cancella tre quarti della vostra bellezza, tiratevi su, dopo tutto il mondo non è cascato, non ancora. Per lui, rigidi, ostinati, fissati, maniacali. Ecco perché alla minima variazione di programma reagite come una furia. Datevi una calmata, dopo tutto la vita è cambiamento. Colore delle emozioni, giallo zafferano. Barometro dell'umore, temporalesco. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 4, finanze, 8, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.